Arriva l'estate e a Cosenza tornano le attesissime invasioni. Spettacoli, musica, teatro, artisti di strada ed intrattenimenti vari animano da giugno ad agosto i quartieri della città Bruzia, dal suo vivace centro città al cuore della parte antica. L'evento invasioni ormai storicizzato è inserito tra le manifestazioni di interesse della Regione Calabria e fulcro dell'ampio progetto Cosenza Cultura, pone alla base della sua organizzazione il rispetto di due criteri fondamentali: internazionalità e valorizzazione dei beni culturali. Quest'anno abbiamo una lunga kermesse di tipo musicale, come sempre nella tradizione di Cosenza, ma non incentrata sui singoli personaggi, non incentrata sui singoli concerti, ma su un racconto di musica, che è un racconto che si farà soprattutto nel centro storico, dove il pubblico scelto è soprattutto quello più giovane, con varie suggestioni musicali. C'è tutta una serie di musica anche, fra virgolette, sperimentale, che accompagnerà la nostra estate. Accanto a questa, importanti momenti di racconti, di parlato, quindi ci sarà Rocco Papaleo e altri spettacoli di questo genere. La novità di quest'anno è spettacolo urbano, manifestazioni che coinvolgeranno tutta la parte urbana in quello che può essere uno spettacolo continuo. Della connessione tra le meraviglie delle opere d'arte lungo Corso Mazzini e l'intrattenimento artistico con il coinvolgimento di cittadini e visitatori ha dato vita al primo magico spettacolo che ha avuto come protagonista la luna, amata da poeti, da viaggiatori e da innamorati. La Notte della Luna, infatti, ha aperto a Cosenza la 20ª edizione del Festival delle Invasioni. Le suggestioni della magica signora della notte e delle sue fasi sono state raccontate grazie alla presenza di installazioni lungo l'isola pedonale del MAB e dallo spettacolo aereo prodotto dalla compagnia Stabile dei Sonics, artisti di teatro acrobatico, un'occasione da sogno per Cosenza e per i numerosi visitatori. Una serata che, visto che è dedicata alla luna, direi magica, perché alla fine penso la magia della luna racconta tutto. E questa è una bifronte, bifasica, tante cose, che racconta tanto, ed era una di compagnia, di solito anche per chi è solo. Oggi è una linea di compagnia per tutti noi, per stare tutti invece insieme. E al di là di tutti gli spettacoli che possiamo fare e creare, i più suggestivi che possiamo immaginare, poi alla fine il grande spettacolo è questa popolazione che ha tanta voglia di partecipare e stare insieme. Dal titolo La Luna e Meraviglia non è stata soltanto un'occasione di incontro e di svago per la città, ma ha avuto anche un obiettivo preciso: dare linfa vitale al commercio degli esercenti bruzzi. I negozi, infatti, in occasione della Notte della Luna hanno garantito sconti ed apertura delle attività fino alle ore 24. La città risponde benissimo a tutte le iniziative che l'amministrazione fa. Io personalmente sono felice di questa coesione e grande partecipazione dei negozianti e degli esercizi commerciali, che sono sempre più attivi e contenti di fare queste aperture straordinarie proprio per venire incontro alla città e dare un supporto all'amministrazione comunale per questi eventi che sono linfa vitale per il nostro territorio.
Festival delle Invasioni 2018, stagioni d'estate, che quest'anno si fregia anche del prestigioso marchio dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, ha come palcoscenico privilegiato Cosenza nella sua interezza. La città stessa, infatti, e i luoghi architettonicamente rilevanti diventano scenario di vita, di socializzazione, di spettacoli e di divertimento. Quest'anno, nell'edizione del 2018 del Festival delle Invasioni, ai beni parlati e beni suonati si è aggiunta una nuova sezione, quella dei beni sognati. Spazio dunque all'immaginazione e al racconto di storie fantastiche, soprattutto per i ragazzi e i bambini, con l'invasione di creature primordiali che arrivano da mondi ed epoche lontanissime. Passato e futuro rivivono a Cosenza. La preistoria si inserisce all'interno della modernità del museo all'aperto Bilotti. Fino al 30 luglio, infatti, la passeggiata sull'isola pedonale è arricchita da esemplari di dinosauro a dimensione reale che, installati tra le opere del MAB, stanno suscitando tanta curiosità in grandi e piccini, creando nello stesso tempo flussi di visitatori che arrivano in città per scattare foto ai cugini del dinosauro Denver, reso famoso dal celebre cartone animato. La mostra dal titolo Invasioni di dinosauri è prodotta in esclusiva da GeoModel, il laboratorio di scenografia specializzato nella produzione di modelli tridimensionali di dinosauro in scala reale, realizzati con rigoroso metodo scientifico. Un'esposizione dunque a carattere artistico, scientifico e paleontologico che trasforma il MAB in un Jurassic Park, come il film di Steven Spielberg, la cui saga è sempre una tra le più seguite al cinema. Se gli animali preistorici hanno invaso l'isola pedonale della città, il suo cuore, il centro storico, è stato invaso dalla festosità e dall'originalità degli artisti di strada, dai performer, dai fotografi, dagli artigiani e dai collezionisti della terza edizione del Festival di Piazza in Piazza. L'evento che si è svolto dal 5 al 7 luglio, organizzato dall'associazione B Alternative Eventi, patrocinato dal Comune di Cosenza, è uno dei fiori all'occhiello del cartellone unico Cosenza Cultura nell'ambito del Festival delle Invasioni. Quest'anno giochiamo nella produzione di Cosenza Cultura. Questo festival è prodotto dal comune di Cosenza, inserito in Festival delle Invasioni. È un festival che comunque si sviluppa lungo tutto il centro storico, invadendo varie piazze con esibizioni e arte, arrivando anche fino al museo. Quest'anno diciamo che una novità rispetto all'ultima edizione è stato che abbiamo appunto aperto i locali dell'ex museo MAM. Il festival è stato pensato per rivalutare il centro storico. È un festival prevalentemente che si sposa con i borghi antichi, nato a Cosenza, che speriamo proseguirà sempre a Cosenza, ma magari anche arriverà in altre piazze della Calabria per rivalutare qualche altro borgo splendido che è alla nostra regione. Piazza quest'anno nel borgo antico della città ha proposto 13 spazi artistici sparsi da Piazza Duomo a Largo Antoniozzi con tante novità, dai ruderi vintage ai vicoli d'arte e letteratura, alle mostre nel MAM di fotografia, pitture ed illustrazioni. Tanti gli artisti provenienti da tutta Italia e dal mondo, dall'originale Blink Circus, installazione itinerante di teatro vittoriano unica al mondo, a Sognambulo. Come trovi queste iniziative, questi festival dedicati all'arte, quindi sono forme promozionali anche di cultura?
Credo che siano cose indispensabili. Indispensabili perché si ritrova una dimensione umana che è proprio necessaria, proprio il contatto umano. Quello credo che non si possa perdere, quindi ben vengano queste occasioni. Io rappresento la Street Art School Cosenza, una realtà nuova per la città di Cosenza che opera ormai da 3 anni sul territorio cosentino, che ha la finalità di organizzare corsi di street art anche per ragazzi, per bambini, con lo scopo di accrescere un po' la consapevolezza nei confronti dell'arte di strada e soprattutto l'uso della bomboletta a finalità artistiche. Abbiamo deciso di creare più che un mercato, una mostra di abiti e accessori vintage e l'abbiamo fatto in questo posto che comunque era un po' abbandonato, quindi abbiamo cercato di allestirlo e di rivalutarlo attraverso questa forma d'arte. Io la chiamo forma d'arte perché non è solo una vendita di un oggetto, ma è rispolverare qualcosa di un altro tempo per riproporlo, rivisitarlo insomma in qualche modo. E comunque le persone stanno apprezzando molto, piace perché questo ritorno al passato è una cosa che affascina sempre. Magico il centro storico di Cosenza. Decisamente magico, molto bello, affascinante. Mi piacciono proprio i vicoletti, anche questi piccoli localini e le botteghe ancora con le vecchie insegne, cioè anche nei muri, comunque i segnali stradali, è tutto come è rimasto proprio. Mi sembra di essere in un tempo passato. Se dovessi rappresentare su un bicchiere il centro storico di Cosenza, cosa ti ha colpito? Le pietre. Il mio lavoro artistico è molto mirato a, come dire, esplorare i valori in generale delle cose, dell'arte, dell'estetica, i valori che cambiano sempre a secondo del contesto, dove li metti e come li metti. Mamma draga!
il senso metaforico dello scorgere attraverso una lente di ingrandimento. È un mondo che si osserva con curiosità, ma attraverso un piccolo cerchietto, e poi l'isolamento da tutto quello che concerne la vita che ci circonda, quindi magari le cose che ci frustrano durante tutta la giornata, e quindi il nostro vuole essere un momento di isolamento e far osservare un minimo di sogno, di momento onirico per le persone. Quest'anno il Festival delle Invasioni Stagioni d'Estate dedica una sezione ai beni parlati, luoghi di rilevanza storica che diventano location per la presentazione di novità editoriali. Il primo appuntamento in programma è partito dal Chiostro di San Domenico con l'economista Pierangelo da Crema, che ha presentato il suo libro La Buona Moneta. In un'appassionante conversazione con il sindaco Mario Chiuto e il professor Franco Piperno, il professor da Crema ha illustrato la sua ricetta per azzerare il debito pubblico e, come dice nel sottotitolo del libro, vivere felici o solo un po' meglio. Il libro, in modo chiaro e convincente, illustra che il benessere dell'Italia non sta nell'uscita dall'euro, ma nell'alleggerire il debito pubblico creando una propria moneta a tutto vantaggio dell'euro e dell'Europa. L'arte e la cultura restano dunque i migliori veicoli di integrazione e di condivisione che stanno dando alla città di Cosenza la possibilità di affacciarsi sul mondo e di servirsi di una lente di ingrandimento che guarda oltre le cose. Il Festival delle Invasioni continuerà per tutta l'estate, invadendo la città di sorprese, arte, creatività e tanti eventi dislocati in tutte le piazze.